alla diplomazia essere accusato di putinismo. Capisco che l'Italia è un paese che dimentica molto velocemente, questo è un, e quindi sì, è abbastanza consolidata questo aspetto, e soprattutto sono gli stessi che ti accusano di qualcosa a dimenticare quello che hanno detto loro, quindi è un aspetto che lascia un po' perplesso. Per questo dicevo, mi ha colpito molto quello come hai tracciato la figura di Matteotti, perché in fondo ci ho ritrovato degli aspetti interessanti, insomma, di stringente attualità, direi. Termino qua non volevo utilizzare questo momento per discutere sull'Ucraina e la Russia, abbiamo avuto tante opportunità, spero ce ne siano altre, e quindi ritorno su Matteotti. Noi nel momento, diciamo, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, finalmente le masse si sentivano che stavano entrando dentro la storia. Forse per la prima volta le masse popolari prendono coscienza che possono e devono svolgere un ruolo. Ecco, questo è già il primo aspetto importante, secondo me, per far capire dove si e come si muoveva Matteotti. Qual è l'aspetto per uno che fa attività politica, che ha iniziato attività politica, diciamo, dal basso, dalle amministrazioni pubbliche? Ecco, Matteotti, visto che abbiamo parlato del Matteotti pacifista, io andrei più verso il Matteotti amministratore pubblico e il Matteotti pedagogista. Il Matteotti amministratore pubblico è quella capacità di comprendere come le classi lavoratrici dovessero imparare, in particolare dovessero comprendere che si può amministrare la cosa pubblica bene e forse meglio di come si amministrano le attività private. Questo è già un grande insegnamento, che è un lascito che fa per tanti che inizieranno l'attività politica in futuro. Anche quel manuale degli amministratori pubblici, uno strumento per conoscere la burocrazia, che non era ancora così strangolante come adesso, insomma, forse la politica un po' poteva incidere di più rispetto ad oggi, ma la conoscenza dei conti pubblici, ecco, questi sono aspetti che probabilmente a chi oggi inizia un percorso politico amministrativo locale dovremmo cercare di far comprendere, cioè il fatto che si possa tenere insieme l'alto e il basso, l'ideale e la realtà, il quotidiano, i bisogni quotidiani, il comprendere le ragioni del popolo senza sfociare nel populismo. Forse è questo il riformista, in questo è il vero riformismo di Matteotti, cioè il comprendere le necessità del popolo senza però scadere e forse in quell'epoca era anche abbastanza facile scadere in populismi ancora più belli di quelli di oggi. Dalla descrizione che ha fatto Chemo, forse io direi più che pacifista, pacifico, anche se un po' scalmanato, però un personaggio secondo me straordinario. E il punto che a me ha sempre colpito di più è come lui intendesse la militanza anche come strumento pedagogico, cioè immaginare l'epoca in cui io immagino si interfacciasse soprattutto con quella che stava diventando la classe operaia, ancora non era diciamo, l'inizio dell'industrializzazione, quindi ma c'erano ancora situazioni di sfruttamento, ce l'abbiamo oggi, figuriamoci all'epoca, sui braccianti, quindi si interfacciava probabilmente con persone che avevano un basso grado di istruzione, ma aveva colto l'importanza di quei corpi intermedi
che lui ritenevano essere i comuni e la scuola. Cioè il comune e la scuola erano gli strumenti per far emancipare la classe lavoratrice. Sì, sono secondo me delle intuizioni straordinarie che probabilmente oggi dovremmo riscoprire con grande insistenza, però è qualcosa che a me ha sempre colpito. E mentre parlavamo mi veniva in mente, no, appunto questo aspetto poi della pedagogia, che si ritrova anche in Antonio Gramsci, cioè l'aspetto pedagogico della militanza lo si ritrova anche nel segretario del Partito Comunista, che opera i suoi studi per aver tradotto, per esempio, forse tra i più grandi scrittori di Fallo, che sono i fratelli Grimm, insomma, sono stati poi, no, arrivano a noi grazie al suo immenso lavoro. Però l'aspetto, la politica, la militanza come strumento pedagogico era qualcosa che era dentro l'impegno della classe dirigente dei partiti della sinistra. Ecco, questo è qualcosa che io vedo, è uno, forse è lì che abbiamo cominciato il vero fallimento della sinistra, aver perso questa caratteristica, cioè la militanza è uno strumento di crescita anche personale, di educazione, i valori sono qualcosa che ti permettono di orientarti nella società, e lo fai modificando gli impulsi che ti vengono con un'educazione che è trasmessa attraverso il lavoro, attraverso l'impegno, attraverso, no, la costruzione e la condivisione con gli altri. Io credo che questi siano i punti più salienti di un uomo straordinario, e mi auguro veramente che non sia solo l'istituto comprensivo che porta il suo nome a poterlo studiare, visto il lavoro intenso che hanno fatto in questi mesi, con 3-4 mesi di lavoro. Mi auguro veramente che riusciamo a trasmettere anche attraverso l'associazione, attraverso la fondazione, di portare veramente il nome di Matteotti, affinché quei fiori, siano anche i giovani a portarli su quella lapide. Forse questo è l'impegno più grande che portiamo tutti noi. Grazie. Grazie Alberto, un signore sempre in tutto e per tutto. Dovresti disinfettare il microfono. Questo vuol dire che prima erano infetti. Speriamo di no. Se no ce l'avevamo, è stato la vita. È un Covid party, capito? Non è speriamo di uscirne tutti quanti presto da questo problema del Covid, anche se con il miracolo dell'eliminazione delle obbligatorie mascherine i casi sono alle stelle, ma confidiamo nell'estate e nella benevolenza dei raggi ultravioletti. Io inizio subito con i ringraziamenti. Sia perché temo di dimenticare alla fine, sia perché il ringraziamento è doppio in questo senso. La sostituzione degli interventi da
danno un filo conduttore a quello che avevo già pensato di condividere con voi questa sera, ma devo dire che dall'intervento di Davide Conti al sindaco, ad Alberto e anche al consigliere di Bene, si riallacciano una serie di pensieri che ora proverò a rimettere in ordine. Però innanzitutto devo ringraziare Chiara Porcaro e tutta la sezione Ampi Giacomo Matteotti di Riano per aver organizzato questo incontro, perché è importante per noi lo SPCGL, la rete con Bavaglio di Marino, Bisso e di tutti i giornalisti che si lottano per un'informazione libera. Sarei arrivato anche a quello, però ecco, parlare di Matteotti con l'Ampi Matteotti di Riano nel comune, come diceva il sindaco Luca prima, dove tutto ci parla di Giacomo Matteotti, è importante e allo stesso tempo emozionante. No, non voglio dilungarmi in questo. Voglio ringraziare sentitamente, ripeto, l'Ampi, il comune di Riano e gli altri attori intervenuti, perché parlare di Matteotti oggi è importante, è sempre stato importante, ma sta assumendo una dimensione ancora più rilevante, proprio per l'attualità dei temi trattati da Giacomo Matteotti nel corso della sua vita e del suo impegno civile e politico. Nello specifico, parlare oggi, seguendo il tema dell'incontro, di Matteotti contro la guerra, senza citare un'espressione proprio di Giacomo Matteotti, mi sembra quasi di mancare di rispetto al suo lavoro, al suo operato. Io ho portato un po' di materiale che a mo' di copertina di virus doveva servire a fare compagnia, a sostenere, a incoraggiare. Però da questi tre libri che ho con me stasera vorrei riprendere alcuni piccoli passaggi. Il primo viene dal quaderno di Daniele Nuichi, presidente emerito del Movimento Non Violento, di cui abbiamo qui un esponente, Daniele Tavolino, un amico che ci ha fatto il piacere, sincero, non il piacere come cortesia, ci ha reso il piacere di partecipare, come ha partecipato alle altre manifestazioni in commemorazione di Matteotti. Questo quaderno ci ha ispirato la commemorazione che con la Fondazione Matteotti, con l'amico Alberto Aghemo, abbiamo organizzato quest'anno ad un quaderno della Brescia, come di consueto, orientandola sul tema Matteotti obiettore di coscienza, proprio dal quaderno che mi è stato regalato da un amico Andrea Fedeli, che mi ha illuminato questo 2022. Illuminato perché la pubblicazione arriva coincidentemente in concomitanza dello spiacevole evento della guerra in Ucraina, ma si riabbraccia si ricollega in maniera molto più ampia e profonda al problema di tutte le guerre del mondo, che è un problema sentito profondamente da me come da tutti quanti noi. E nello spunto preso oggi dalla locandina Matteotti contro la guerra e contro le guerre, vorrei leggervi una sua dichiarazione resa in uno di quegli articoli della militanza attiva del Podesime, di cui parlava prima Alberto Aghemo, che lo hanno portato fin anche a una condanna da parte del pretore, ma insomma la storia quella la conosciamo. Permettetevi di leggervi le parole, la viva espressione di Giacomo Matteotti per contestualizzare l'argomento. Matteotti scriveva: anche se per dannata ipotesi la nostra opposizione alla guerra non dovesse trionfare, essa non resta, no, una posizione trascendentale in feconda. Essa è la preparazione del nostro avvenire e nulla è di più fecondo, di meno trascendentale, della sementa. Noi dobbiamo essere oggi contro la guerra, magari anche inutilmente, purché domani sia possibile avere un proletariato educato all'avversione irriducibile contro la guerra. Scriveva su La Lotta del 31 ottobre 1914. Siamo ad oltre 100 anni fa, con un pensiero che è ovviamente di una attualità disarmante, e questa è la grandezza di Giacomo Matteotti: aver espresso nel corso della sua vita dei concetti che sono letteralmente perpetui, oserei dire eterni se non volesse sembrare esagerato. Matteotti è una figura molto complessa, è stato già detto,
e questa sua complessità si è estrinsecata nell'impegno su tutti i fronti e su tutti i settori. Il suo operato era caratterizzato dal grande ruolo della coerenza, di cui vedremo poi l'aspetto ovviamente più eclatante nell'epilogo della vicenda. E questa sua coerenza lo porta a valutare la guerra come un atto veramente lesivo della libertà di tutti quanti i popoli, e come detto precedentemente negli interventi, l'analisi critica politica di Matteotti sulla guerra abbracciava anche quegli aspetti di consumismo e di opportunismo che nulla avevano a che fare con l'attenzione verso lo sviluppo del popolo e del proletariato. Ma restando sul tema della guerra e riallacciandomi volontariamente alle suggestioni fatte sullo scambio di battute tra il consigliere Di Bene e il presidente Agrino, sul fatto che la storia insegna ma non a scolari, mi riaggancio subito ad un'altra fonte che tengo particolarmente a citare oggi, l'ultimo libro di Papa Francesco. Sua Santità ha scritto questo volume nel marzo 2022, pubblicato nell'aprile scorso, quindi recentemente proprio in occasione delle riflessioni sulla tragedia umanitaria che sta affliggendo Russia e Ucraina, perché ricordiamo sono due popoli in guerra, anche se uno soccombente, ma riguarda la guerra, la totalità delle nazioni e delle persone coinvolte. Ecco, anche qui mi riallaccio a quella battuta dicendo: ci siamo ammalati di avidità, ci siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire dall'indifferenza e paralizzare dall'egoismo. Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsità, alimentare l'aggressività, sopprimere vite e accumulare armi, dimenticandoci che siamo custodi del nostro prossimo e della stessa casa comune. Con il cuore straziato per quanto accade in Ucraina, e non dimentichiamo le guerre in altre parti del mondo, come nello Yemen, in Siria e in Etiopia, ripeto, tacciano le armi, non dimentichiamo le tante guerre del mondo. Sua Santità si spinge oltre, ricordando come abbiamo dimenticato, ecco perché la storia insegna ma non a scolari, come abbiamo dimenticato l'esperienza delle guerre mondiali, esperienze terribili, atroci, che ci hanno toccato recentemente, esperienze che riguardano, come scrive il Papa, i nostri nonni, le nostre famiglie. Non è una storia letta sui libri, ma è una storia vissuta dalle famiglie di tutto il mondo, perché i conflitti bellici del Novecento hanno toccato effettivamente ogni popolo, ogni nazione. E arrivare oggi con una supposta emancipazione e evoluzione culturale a distanza di meno 100 anni dal conflitto della prima guerra mondiale, a ricadere negli stessi errori o a tacere e a far finta di non vedere quanto accade nelle altre nazioni del mondo è deplorevole. Noi dobbiamo far memoria di quello che abbiamo vissuto direttamente come popolo, come nazioni, come famiglie. Questo può spingere la crescita e la maturazione, soprattutto delle generazioni future, per la costruzione di un mondo che deve essere orientato verso la pace, ma non quella pace da concorso televisivo, non quella pace occasione di autocelebrazione perché l'argomento è gradito a tutti. Una pace che sia un sentimento molto più profondo e radicato, una pace che venga da una effettiva consapevolezza della legge universale ed eterna che è rivolta a tutti gli uomini e che ci rende uguali agli occhi del Creatore e agli occhi del creato. Se noi riuscissimo a trasmettere questo messaggio, noi riusciremmo con maggiore incisività ad arginare la tendenza probabilmente ancestrale umana alla conflittualità.
perché l'evoluzione e la crescita deve passare per questi miglioramenti di carattere culturale, e non è cultura scolastica, è una cultura molto più profonda, è una cultura che deve basarsi